Joe Strummer and the Mescaleros, Silver and Gold. Joe Strummer, la voce dei Clash, che il 22 uscio dicembre uscio dai se uscio dai go era meglio, ma vabbè, comunque è cambiato genere poi. Police 20... on my back, questo è un il 22 dicembre ricorreva il decimo anniversario della sua morte. Questo è un, credo non è un traditional ma è una cover, nel senso che lui l'ha rifatto, non è scritto da lui questo brano. Alex me l'ha messa adesso in sottofondo, questo è il De Gheio, perché lo volevo mettere nel 1981, esattamente il 21 maggio. Sai cosa è successo il 21 maggio del 1981? No. Si chiamava 81 Mission Impossible Tour. Sai che cos'era? Cos'era? Era il tour dei Clash di Sandinista. Quando è uscito Sandinista sono venuti in Italia, hanno suonato al Vigorelli il 21 maggio e a un certo punto è partito il De Gheio. Cioè, prima di attaccare il concerto, siccome Joe, Paul Simonon e tutti gli altri erano veramente appassionati dei western, è partita questa musica e sentiamo, noi eravamo sentiamo, sentiamo. Eravamo ancora negli spogliatoi. Io ero con una Vespa, al Vigorelli avevo la Vespa. Dentro? Sì, dentro, negli spogliatoi, fuori dallo spogliatoio. Tu eri con loro. Ero il quinto Clash. Sì, davvero? Ti giuro, ero il quinto Clash. A un certo punto Mick Jones mi ha detto, andiamo. E siamo saliti sulla mia Vespa e l'ho portato al parco. Ecco la domanda da non fare al tour manager. Si drogavano molto? Assolutamente no, non era un problema. Il problema era la pulizia. Senti, chi è Jess Bragg? Jess Bragg è un altro personaggio incredibile, un altro sognatore. Cioè, prima ho parlato di sogni artici, adesso andiamo nei sogni australi. Antartici o caldo? Australia. Sogni australi nel senso Nuova Zelanda è un posto ancora da mitologia polinesiana, certo. I Maori, pensa che la Nuova Zelanda nella mitologia polinesiana è immaginata come hai presente l'isola del nord, l'isola del sud, sì. E poi c'è una piccola isoletta che si chiama Isola di Stewart, che nessuno conosce. Non è la Tasmania. Uomo. Non è la Tasmania perché è sotto l'Australia. Sì. Migliora la tua geografia. Prenditi un Atlante. L'isola di Stewart. L'unico di conduttori. Ce l'ho. L'isola di Stewart. Allora, in pratica, tu immagina che c'era un mito polinesiano, un trickster, li chiamano così. Sì. Sono degli esseri immaginari che non esistono. Quasi tipo come Aldo Rock. Come Aldo Rock. Sì, non esistono. No, sì, tra l'altro questo mito è considerato un pescatore, questo, e il suo nome è Maui, che dà anche il nome all'isola di Maui delle Hawaii, è un mito polinesiano. Lui cosa fa? Allora, lui è in barca, in canoa, e sta cacciando un pesce piatto. Il pesce piatto è l'isola del nord della Nuova Zelanda, la canoa è l'isola del sud, e poi a un certo punto getta l'ancora e l'ancora è l'isola di Stewart. Okay. Benissimo. Allora, cosa fa Jess Bragg? Jess Bragg fa anche lui 3000 chilometri, ok? Quindi, diciamo, la lunghezza della Nuova Zelanda è come l'Italia, sono in linea d'aria 1500 chilometri. Ma ti dirò di più, 1500 è proprio speculare come latitudine. Bravissimo. Cioè, se fai un buco qua nel pavimento, arrivi lì, dritto, sempre, passi dal centro della Terra, arrivi lì. Allora lui dice, benissimo, il sogno della mia vita era attraversare, devi sapere che c'è un percorso a piedi, uomo, sai quando ti dico devi camminare? Sì. Ecco. Lui camminerà e correrà per 50 giorni e farà 3000 chilometri, per l'esattezza 3054, dalla punta nord, che si chiama Cape Ringa, ok, proprio lo spigolo nord, fino allo spigolo sud, che è Bluff, come a poker, Bluff, questo qui è l'ultima punta.
e lui sta percorrendo, credo che oggi siamo intorno al 27esimo, il 12 di dicembre. Okay. Quindi lui fa alla fine gennaio finirà a fine gennaio, fa dai 60 agli 80 km di meno. Sì, fa dei tratti anche in canoa, lui utilizza perché la canoa 30-40 km al giorno. Sì, ma qualche volta di più, qualche volta di meno. Fa qualche deviazione. Una passeggiata, ragazzi, la possiamo fare. La canoa come Alex Supertramp. Bravissimo, e siamo in quel mondo lì, mondo sognatori, viaggiatori. Lui però è un atleta, ha vinto l'Ultra Trail del Monte Bianco nel 2010, però si è cimentato per la prima volta in questa impresa. Ci sono altri, è più spirituale che è sportiva. Sì, è il camminare, uomo, il camminare. Sai, il primo giorno che cammini, allora magari guardi il telefono, il secondo giorno l'hai già buttato via, il terzo giorno cosa fai? Inizi a sputare veleno, il quarto giorno sei un uomo senza terra. Sono un uomo senza terra, giusto? Questo si chiama, guarda, questa è una mia scoperta tra le varie cose che ho fatto, e ho scoperto, però questo è la gasolina. Ho scoperto Marvin Ezioni. Ezioni è il suo cognome. Marvin Ezioni, ed era un membro dei Lawn Justice, solitaria. Caspita, ma dove l'hai scoperta questa cosa? Non riesco a trovare i dischi dei Lawn Justice. Se qualcuno me li manda sono contento. È matto come te. Senti, molta gente durante le vacanze di Natale si è un po' lasciata andare. Certo, okay? Adesso bisogna prepararsi. Domenica scorsa, che era l'Epifania, era un po' praticamente il rientro ufficiale all'attività cittadina, i parchi erano traboccanti di gente seduta che correva per cercare di smaltire un po' anche di senso di colpa. Come si fa per smaltire anche un po' di polpa? Guarda, io do a tutti il consiglio degli allenatori dei triatleti. Gli allenatori dei triatleti prendono, l'abbiamo già spiegato, il famoso esempio del bombo, cioè prendono come esempio il bombo. Sai chi cos'è è il bombo? Il famoso esempio, cos'è? Calabrone. Adesso voi siete dei bombi, cioè in pratica... Tu sei un bombo, più ti guardo ti mi sembri un bombo. Ok, io sono un bombo, va bene, grosso con le ali piccoline. Si capisce come fa a volare. Gli studiosi si sono messi... Non riescono a capirlo No, loro l'hanno capito, hanno fatto tutti gli studi. Alla fine tutti questi scienziati della NASA hanno detto: è matematicamente impossibile che il bombo può volare. Ma sai perché vola? Perché? Perché nessuno gliel'ha detto. Cioè il bombo, cioè, lui non lo sa che è impossibile, certo. Per lui è naturale e quindi vola. Quindi vuol dire credere in se stessi. Voi dovete iniziare, prima di qualsiasi allenamento, credere in voi stessi, ok? Credere che prima o poi riuscirete a realizzare dei sogni, il sogno. Quindi, ok, sei in sovrappeso, non ti preoccupare, inizia a pensare come un bombo. Ok, la seconda cosa, l'altro esempio. Ma non come un bombo perché sei cicciotto, no, come un bombo come perché puoi volare. Esatto, anche se hai le ali piccole. Certo. La seconda cosa, l'altro consiglio che danno gli allenatori del triathlon, i triatleti esperti, hai presente il cavallo da corsa? Yes. Il cavallo da corsa. Cioè, il cavallo da corsa, cosa quando fa? Ti alleni. Sì. Cioè, mette in discussione, ad esempio, il programma del tuo allenatore, il tuo programma, si preoccupa magari ha fatto una brutta corsa, ritorna nella stalla, con delle crisi di colpe. Oddio, non sto bene. Oppure quando è alla partenza di una gara, il cavallo da corsa cosa fa? Guarda i garretti dello stallone, gli dice, guarda che bei garretti, guarda come è in forma. E quindi noi cosa dovremmo fare? Allora voi dovete pensare che il cavallo da corsa, alla fine, lui si allena, non importa se si allena tanto, si allena poco, se fa qualche chilometro in più, qualche chilometro in meno, lui ha fiducia nel suo allenamento, anche nel suo allenatore, e quando è il giorno della gara, lui cosa fa? Corre. Va forte, corre e va forte. Pensate come un bombo, allenatevi come un cavallo e credete nei vostri sogni.